Trump's the motherfucker. Ok, ciao ragazzi, siamo nel quinto episodio, dobbiamo ritornare alla torre, eravamo stati uccisi dagli infetti, quelli cattivi, quelli brutti, quelli più potenti, che saranno ancora in giro sicuramente. Da qui, ah. Dobbiamo assolutamente tornare alla torre il più velocemente possibile. Me lo sento già dietro. Via 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 via. Oh cazzo via. Oh cazzo via. No, anche quello grosso no! Via, via, corri, cazzo, corri! Attiva la trappola! Ma non gli fa una pippa! Non mi giro perché ce li ho dietro, cazzo! Vai, 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 vai! Vai cazzo, vai, vai! Via, togliti dalle palle! Aia, non ce la faccio più a correre! Sono lontanissimo. Ma come cazzo si fa? Puttana, mi sono spaccato mezzo già. Vediamo se riusciamo. Buoni, buoni, buoni. Buoni, buoni, buoni. Buoni, buoni. Buoni, 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 buoni. Provare a ammazzarlo, ma è impossibile. Impossibile. Passiamo di qua. Vai, che passiamo di qui e ce la facciamo. Vai. Vai. Di qui me la sento che ce la faccio. Vai, che da qua ce la facciamo. Vai, che ce la facciamo. Da qui non dovrebbe essere lontana, eh. Però mi si stanca, cazzo, mi si stanca. Ragazzi, dai, 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 che ce la facciamo, dai, dai, dai. Te prima, poi ti apro. Attenzione con quella roba. Dai, che ce la faccio.
faccio, dai che ce la faccio, sì che ce la faccio. Sì. Ce la faccio, ce la faccio. Non ce la faccio più a correre però, cazzo. Inseguimento schivato. Ce l'ho fatta, porca puttana, oh. Mamma mia, oh. Che cazzo sono? Shop. Vieni, ho un'offerta. Ma non rompermi i coglioni, va, che ho già passato una nottata di merda. Fammi andare dal capo. Che cazzo è l'ascensore, oh? Ryan. Hai aggiustato gli occhiali? Oh, l'ascensore. Dove cazzo l'hanno messo? Ah. Mamma mia che fatica per uscire da... per ritornare alla torre, oh. Porco Giuda, oh. So cosa ha provato Brecken mentre correva di notte. Gran brutta esperienza. Devo raccontargli com'è andata e dirgli che non sono riuscito a procurarmi l'antizim. Non mi piace mentire, ma so che il GRE lavora per il bene di tutti. Mamma mia, adesso andiamo da capo, gli dobbiamo dire che non abbiamo trovato un cazzo. Headquarters. Vai. Brecken, ma dai, l'antizi ci serve, lo so, ma comprarlo da Raiz è proprio da pazzi. No, al diavolo, ci andrò io, non ho paura. No, non ci andrai, ne abbiamo già discusso. Non ne abbiamo discusso, l'hai deciso tu. Ci vado io. Dici sul serio? Beh, Raiz non mi ha mai visto, per lui sono un volto nuovo, giusto? Ragazzi, lasciatemi solo con Crane. Sicuro di volerci provare? Qualcuno deve farlo, no? Ok, se proprio insisti. Il covo di Raissa si trova qui. Scopri quanto vuole per la merce e cerca di tornare qui tutto intero. Speriamo. Compra l'antizin da Raiz. Andiamo a comprare l'antizin da Raiz. Però raga, se esco adesso, cazzo, è ancora notte. O no? Non scambio un cazzo, mi inculi. Sì che la mia camera era là, 204. Oh, aspetta fino al mattino, dai. Ok, abbiamo passato 9 ore. Ah, fammi vedere. Completi. Guarda che posso cambiare adesso, atleta. Mettiamoci il completo d'atleta. Anche se non ci vedremo mai. Comunque ci vediamo qua come siamo. Pantaloncini corti, scarpettine infradito sembra, perché c'hanno la riga tra pollicione e... Vabbè, ma risaliamo, prendiamo l'ascensore, usciamo e andiamo da sto cazzo di Raiz a vedere chi cazzo è. Passi fondi, patto con Raiz. Scenderebbe a patti col diavolo in persona o con Raiz, il che è più o meno la stessa cosa. E siccome dovrei capire se è stato proprio Raiz a rubare il documento segreto del GRE,
Questa è un'occasione imperdibile. Perfetto, allora non perdiamocela e andiamo di corsa. Spegni sta cazzo di torcia. Non mi dovete dire qualcosa? No. Io e te siamo a posto. Allora, Garza Grimaldello, chi ti soccorso? Nastro. Coltello corto semplice, buono. Crane, mi senti? Jade, sì, ti sento. C'è qualche problema? No, Crane, ascolta. Quello che stai facendo è molto coraggioso. So che lo fai per redimerti. Perché Amir è morto per salvarti la vita. Lo faccio perché è l'unico modo. Se non avremo l'antizin di Race, la gente morirà, giusto? Sì, hai ragione. Ho incontrato Amir subito dopo il contagio. Non lo conoscevo da molto, ma era il migliore, il più gentile di tutti. Ma non ti ritengo responsabile, te lo assicuro. Amir conosceva i rischi. E Crane, ti sono grata per quello che stai facendo per noi. Io... Senti, Jade, ne riparleremo quando tornerò con l'antizin, ok? Va bene. Cerca di tornare tutto in piedi, ok? Sei vicino al rifugio inattivo, rendilo sicuro. Dov'è? Sarà quello? Pulisci l'area, accendi la corrente. Ok. Da qui non esce più nessuno vivo, eh. Poco che non uscivo vivo io, che cazzo dico. Qui abbiamo un pezzo di legno. Ok, riattiviamo la corrente, abbiamo creato un punto sicuro, buono, un rifugio sicuro. Devi andare dalle palle da qua, però, perché questo è il mio rifugio sicuro. Hai capito? Ma da dove cazzo sono entrati questi? C'era in giro ancora la vecchia. Dove cazzo è andata la vecchia? Ah, no, l'ho fatta la vecchia. Questo è il mio posto sicuro. Questo è rotto. Vediamo cosa c'è qua dentro. $9. Via da qua. Andiamo da Raiz. Andiamo da Raiz. Toglietevi dalle palle che devo andare da Raiz. Stazione ferroviaria. Interessante.
Ben, Rahim, sono sul posto. Fai in modo che ti vedano. Non provare ad avvicinarti di nascosto se non vuoi finire con una pallottola in corpo. Ok. Augurami buona fortuna. Buona fortuna, fratello. Ne avrai bisogno. Ci siamo quasi, eh? Dov'è? È qua. Non sparate! Tieni le mani in alto. Cosa vuoi, coglione? Sono qui per vedere Reis. Ci sei te, manda Brecken. Brecken? Lo stronzo che vive nella torre. Cosa vuole? Sono qui per proporre un affare. Che tipo di affare? Il tipo di affare che tratto con Reis, non coi suoi tirapiedi. D'accordo, fatelo passare, ci sarà da divertirsi. Ok ragazzi, prima di oltrepassare e andare a parlare con Reis, diciamo che ci rivediamo alla prossima puntata e il video finisce qui. Quindi se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like, un commento, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao belli!